stai zitto, Ettore! Chiedo scusa, allora il discorso effettivamente è un altro. Posso capitare? Allora, dicevamo, questa sera dovremmo... Diego, non vedete? Ettore! Dice, trattare un tema... Brigitta! Sì, sono Brigitta. Manca tu, Brigitta. Manca tu. Ci sta la Brigitta qua. Brigitta! Scusi, chiedo scusa, io dovrei... Il signor desidera? Non so, ma qualcuno... Ma non parli greco! Io parlo greco, tu l'impero greco! Scusa, lei sta parlando... Carissimo, mi sta Brigitte! No, un altro solo, chiedo scusa, un secondo solo, forse c'è un piccolo... Dove va? Allora? Cosa fa? No, dove va? No, perfetto! Marmittoni! Ma che marmittoni? Miei compagni di battaglia! Sapete che ci sta a aspettarci qua dietro? La Gloria e la Letizia! Ma niente, tu femmini, capito? Il signore desidera, chiedo scusa. E mi sta Brigitta? Brigitta? No, io... c'è Brigitta, chi è, scusi? Mori, chi è Brigitta? Ah, sua moglie. Porta le calze a rete. Mi sono fatto mettere, stasera mettete le calze a rete che la facevo tutti in porta. Scusi, lo ripeto, sì. Il signore cosa desidera? Cioè io ho da fare delle cose, il signore no. cosa desidera? No, porto uno che notte. Ma come si permette? Perché andava a scendere soldi. Ma no, che non basta i soldi, ma io voglio dire, ma perché? Per chi mi ha preso, scusa? Ma perché si vestiti di nero pinguino, ma credo che è un cameriere, ma che c'è? È un vestito... Vabbè, scusate, allora, chiedo scusa, lei intanto, chiedo scusa ai signori presenti, per cortesia, allora, e sono suoi. Dicevo, lei non può interrompere una presentazione così, in gran forma, così, in gran pompa che sto... Che trama? Ci sta min signore qua, ma potete dire queste cose? Scusate. Allora, ho detto... Ma che cosa? Ho detto in gran pompa, nel senso... Un buon grosso, no, per cortesia, grosso, no, mi insegno, scusate, cosa fa? Ma da minsignore, allora scusate, chiedo gli dei. Vabbè, allora lei sta cercando qualcuno? Sì, Brigitta. Brigitta, ok, abbiamo visto Brigitta, e poi vabbè, lasciamo vedere. Ma Brigitta chi è? Brigitta è mia moglie. Ho capito, vabbè, sua moglie, chiedo scusa, però io ero preparato per altro, pensavo dovevamo fare altre cose. Cerca qualcuno? Tu chi sei? Ancora, io sono... sto presentando, sono Matteo. Sì. Ok, Matteo. Sì. Matteo, che è Matteo? Che cosa è nome e cognome? Ma che cosa ne sei? Ma vabbè, Matteo... Ma mette che è un uomo, Matteo. Matteo, è un nome come tanti altri. Ma che è Matteo, un uomo? Aiace è un uomo, Iachilla, Camenno. Zoff, Gentile, Gabri, No, scusa. Va bene, allora, forse all'epoca... Allora, cioè, Matteo, lauda Dio. Io nome e cognome. Qual è Dio? Qual è Dio, Laudi? No, non è quale Dio, è un cognome, ma Matteo Laudi è Dio. Qual è Dio, Laudi? Zeus, Ares, Athos, Portos, Aramis, D'Artagnan, Apelle. Apollo. Apelle? Scusa, conosci Apelle chi è? Chi è Apelle? Non sa chi è Apelle? No, non lo so, chi è Apelle? Con il re di Pennietti, cadete una spazza, poi la faccio. Dove va? Mi sta ridendo la faccia. Ma non ti... Mi sta ridendo qua, a me, al re dei mirmittoni. Al re? I marmittoni. I marmittoni. Si chiama dei mirmitoni, ma sbagliamo. Certo, perché... Chiedo scusa. Apelle. Chi è Apelle? Apelle, figlio d'Apollo. Beh? A San Brusuttata, la signora di Tollo. Ma no! Marito, al canale di un ballo, ha chiappato lui corna, zampate le palle e se ne è stata Apelle, figlio d'Apollo. Ma che devo sapere? Allora, io... No, fermo. Ma che mi applaude? Per cortesia. Allora, io capisco... Che mi sta facendo sto fotografius? Fotografius! Viene dal latino, fotografia. Ma se lei è greco! Cioè... lui è... lei è greco! Allora lo dica in greco! Lo dico in greco! Ma cazzo dici? Non lo so! Se non lo sa no, Zavantium! Lei è autoctono! Mi sta facendo un asciumio! Una? Un asciumio si dice! Dove? A Macerata! Ma lei che dov'è? De Macerata! No, sono di! Lei chi è? Io scusa, io sono gli Achille, a davvero di lanciare! Qua deve sta partita la musica.
Achille, chiedo scusa, Achille di Troia. Quella è Elena. Elena di Troia. Elena la Troia. Per cortesia, allora c'è un pubblico. Elena la Troia. E tangre uni euro. Uni euro? Batte, forte, sì. Che un euro. Batte, forte, sempre. E comunque te fanno svegli che ti potessi ferire Achille, ti potessi accidere un mendane. Oh, finalmente abbiamo il peli di Achille. Pelite. Lei adesso ha detto pelite. Sono detto pelite, tu non ci senti, compa. Ha detto pelite. Ma chissà perché mi chiamano le pelite o pelite. Tengono pelle, manca a parà. Ma non è per... Sono un po' forza di cose. Ma non è per... No, io scusate, non è per... Non è per i peli su... Perché mi chiamano le pelite? Suo padre... Peleo. Papà. Peleo si chiama... Io che con un Brasile, mi sa. Peleo. Si va Falcao. Peleo, Falcao. Pure tu io che con un Brasile. Matteo, Peleo, Falcao. Se l'aiuta io con la gara argentina, non basta. Allora, facciamo... Che io scusa, facciamo attenzione. Ma che si può fare? Si può far male. No, lo so fatto, no. Allora, facciamo... Poteva arrivare 5-1 di prima. Lo sai, era di là perché... Mi sono cercato in occhi. Perché, signor mi nostro... Mi sono cercato in occhi, dal greco, cecatius oiastrus. Però, scusi, però lei, allora, cecatus è il latino, beh. Che te l'ha detto il latino? Perché tu sei un latino. È greco! Quanti allora. Grechi ci stanno? Quanti grechi ci stanno? Allora, lei è venuto qui per cercare qualcuno. Sì, Brigitta. Brigitta. C'è un'altra persona che deve cercare? No. Come sì, no? Sì, è venuto a cercare. Chi? A che venga a cercare? Fammi leggere. Ma chi scusa. Deve leggere? Ma assolutamente. No, c'è che a cercare i suoi. Allora, lei Achille. Era in contatto. Ettore, oh. Mannaggia santa, Ettore. Ma dove sta Ettore? No, deve uccidere. Ma perché lo deve uccidere? Ettore è una brava persona. Ma no, ma ci sa Frongolo. A chi? Come si chiama? Frongolo. Mammolo. Come si chiama? Degli ottavi. Magari Patroclo. Mi sa che mi hai sbagliato pure sopra la lapide. Perché cosa ha scritto? Procolo, mi piace di più. Mi giace Procolo. Allora, scusi un attimo. Scusate, ma io devo cercare di capire. Allora, la sto osservando un'altra cosa. Perché lei... Come? Fatele, signor Franco, come si chiama la fotografia prima? Chiamiamo la fotografia. Siamo nel 2018, si chiama fotografia. Sì, chi è che ha fatto lo classico qua? Ci sta tutti i ciucci qua. Nessuno ha fatto lo classico. Lì sotto c'è qualcuno che come ha fatto. Come si chiama la fotografia? Tu che fai le fotografie si chiama? No tu! Signora Achille, dove va? Fermo! Sia fermo! Il signor Achille vorrebbe sapere in greco come si dice fotografia. Fotos! Ma non esiste! Quindi che la sua detta Porsche, fotos! Fotos! Vabbè, allora signor. Sta facendo fotos! Sì, lei sei Achille, devi scordare! No, si sta fermo questa spada, per cortesia come va! Allora, signor Achille, dunque. A vederla così, lei non è proprio... Cioè, è greco, sì, ma c'è qualcosa che non è propriamente, prettamente appartenente alla cultura greca. Non si è accorta? Ma si sentono microfoni? Microfonius, sentibus, sentorius. Ogni tanto è una botta di vabbè, greco. Lei, allora, l'elmo è greco, lo scudo è greco, il suo abbigliamento è greco, lei è greco, la spada... Mi scusi, però la spada... Que, me ne sono ciurriate. Me ne sono acciurriato. Che in greco significa... Frecato, ah, ecco. Rubato al gladiatore. Al gladiatore? E stava a fare un svegli, stava a fare. Mi sono montato la vipa fuori ignare qua. Alla bonifica, veramente, sotto... Ah, ma dette... Cioè, chi sei tu? Ha detto mi chiamo Massimo Decimo Demidio, Meridio. Massimo Decimo Meridio, comandante delle truppe Felix, come ha detto pure, unico, servo dell'unico re Marco Aurelio, padre di un figlio moribondo, marito di una Roma, di una moira, un papal. Oh, sono detto, come ti chiedi? Mica dal condanno la storia della famiglia tu! Oh, non si è incazzato! Mia santa sopiate qua, la spada. E sono tirate un curtello, una curtellata qua, l'apparato golico. Apparato golico? Apparato golino. Golino? Apparato golare. Golare. Apparato goliardico. Goliardico! In canne, sono tirate una curtella in canna, boh, 5 litri di sangue sono fatti sci. Due me lo sono bevuto e 3 li ho donati all'Avis. Perché gli Achille è buono.
Una volta, grazie. Stanno applaudendo. E Achille è un uomo buono. Una volta ho salvato un unno che stava per soccombere con degli indù. E quindi? Sono arrivati e ho detto, ma chi si ci sa vuoi che va a essere si se mocca la prima volta? Indù contro uno, non si fa. Ma poi una cagata, esatto, ve lo giuro. Mi pagano. Ma io che dico? Stia zitto per cortesia. Allora, mi danno i soldi, dissi cagato, mi paga. Pensa un po' tu. Signor Achille. Yaki. Signor Achille, va bene. Lei, io voglio un attimo sapere perché lei è un personaggio storico e quindi magari non tutti lo sanno, insomma, magari qualcuno avrà dimenticato. Ma lei cosa fa? Siete freddo? Perché mette la coccia, tu piuttosto, ti sta mettendo la calza mai su questa cosa. Non infierisca, per cortesia, dicevo. Come sto? Sta benissimo. Ma veramente, ti schippiamo lo culo. Non mi permettere mai. No, ma faccio che stia mai. Fermo con questa che cosa. Che io, scusate, come si chiama quello? Aramis, D'Artagnan, Portos. No, quello che viene da... Chi? Lasciamo perdere. Lasciamo. Lei viene da, abbiamo detto... Aspetta questa cosa. Che cosa devo fare con questo? Che deve fare? Tutto cosa, ma le devo dare una mano? Stia fermo. Se c'è la parrucca, va via. Stia fermo. La parrucca. Stia fermo. Oh. Ecco, va bene così. Beh, dicevamo, lei, signor... Achille. È sposato. Sì, con Brigitta. Brigitta. L'abbiamo detto. Brigitta è una bella donna. È una bella donna. Una vota. Vabbè, che c'entra? Ora diventate un baule, No, vabbè, ma non si dice. Si è ingrassata, le sue misure sono 90, 60, 90. Beh, complimenti, scusa, sono le classiche misure da top model. Eppure la Tracoste delle stesse misure, 90, 60, 90. Uno capilommo e una mortadella. Un? Capilommo. Che in greco vuol dire adesso... Non, capolommus. E la mortadella. Già esistevano gli insaccati. Perfetto. Vabbè, quindi, ma lei con sua moglie, anche se... Nonostante il fatto che mia moglie si sia ingrassata, mo dicemici la verità, ogni sera gli Achille... Ogni sera. Che bello, ecco, l'amore... Prima e dopo i pasti. L'amore che vince sempre. Tre figure di merda ogni sera. Ma che dici? Vabbè. Perché piange, è preoccupato? No, perché non mi accorgo quello che ti dice. Ma che no, non è che se devi dire qualcosa, io so che lei è preoccupato. Sì, sono preoccupato, perché sto piangendo per un amico mio. Perché che è successo? Parla nel sonno. Chiedo scusa, però. Ma non è un problema. Achille, nonostante il fatto sia un Achille che. Ma che c'è? È uno cattivo, è uno che può. No, scusa, no. Io c'ho i problemi. Ho capito che lei ha i problemi. Allora, papà mi diceva. Sì, che cosa? Ricordi che c'hai problemi, che si vede che il ciufello non vuole i pensieri, mi diceva il ciufello non vuole i pensieri. Che cos'è il ciufello? Il ciufello, che in greco vuol dire ciufellis. Non e faccia gesti, per cortesia. Ma faccia va, fa capire. No, allora non faccia gesti, non faccia va a cucire, se no non sono più io. Non può, stia fermo, lo mette in una posizione. Non posso fare qui, ma no. Allora, no, di lato, per cortesia, si mette di lato? No, di la mano, di lato. Ecco, stia così. Lei... Senta, signor Achille, che problema ha? Io ho un problema con... Parla nel sonno. A Gesilao, l'amico mio. Che fa? Parla nel sonno. Ma non è un problema grave se uno parla, più o meno tutti quanti, o da piccolo, insomma, qualche chiacchieretta ce la facciamo di notte nel sonno. A Gesilao è muto, però. E poi sono anche preoccupato per un altro amico mio. Sentiamo. Si chiama polistirolo. Polistirolo. Che cazzo ne sai, così? Polistirolo. Broccolo, polistirolo, tutti amici. Si fa le pene. Ah, ecco, questo è un problema serio. Questa è una piaga che purtroppo tuttora, anche oggi, noi abbiamo. Si droga. Il suo amico si droga, sì. No, ho capito, si fa le pene, quindi si droga. È un problema che non no, si fa le pene. Ho capito, si fa le pene, in gergo si droga, si fa no, le pene. No, si fa le pene, fanno frutto dentro, si pina pene, ci fanno un buco dentro e se ne fa. Si fa le pene. Altro che drogate, non le provate. Si fa a sparta gli dici i frutti vendoli a sparta non devi più le pere fuori perché questo una volta che se le fa la chiappa la mette pure lo posto e quelli che hanno il buco dentro poi le dice le pere gli Achille sono le pere William e le pere gli Achille
Ma perché lo fa in suo onore? Non ho capito. Perché no, no, le pere, appunto, per gli achille, per le guide, per il polistirolo. Polistirolo. La gente pensa che è finto, invece è vero. Vabbè, quindi possiamo andare avanti? Sì, possiamo andare avanti. Stavamo parlando di sua moglie e poi abbiamo deviato. Ah, però, sì, mia moglie. Sua moglie. Mia moglie. E invece sua moglie? Che c'entra mia moglie? Mia moglie, grazie a Dio, è un angelo. Beato lei, la mia è ancora viva. Nel senso? Chiedo scusa. Nel senso... Ma mi tengo a ridere in bacio la faccia! Sia zitto, per cortesia. Nel senso che è... un angelo, ecco, è un angelo caduto dal cielo. Pure Brigitte è caduta dal cielo, ma evidentemente di faccia cascata. Ma guardate quanto è brutta. Ma deve andare a sfurmare proprio. Allora, vabbè, stavamo parlando di sua moglie, sì. E quello che lei fa con sua moglie. Il problema principale non sono i problemi con mia moglie, i problemi con protesilaura, con polistirolo. Insomma, un misto tra polistirolo e polistirolo. Vabbè, quali sono i problemi? Il problema sono gli aiaci. Gli aiaci. Aiace dell'ammonio e aiace oileo. Uno è grosso, aiace dell'ammonio. Grosso, alto e grosso. E aiace oileo è piccolo, è un nane brutto e peloso. Aiace dell'ammonio va davanti e sì. Uccide la gente. Okay. E aiace oileo sta a rete e accidesse, gli passa in mezzo alle cosse, capite? In mezzo alle gambe e uccide anche aiace oileo. Mo che cosa è successo? Non lo so. Che Ettore. Ettore lo fai di puttana! Un pezzo di me. Ah, un pezzo di me. No, ho capito, con una M sola. Ha ucciso Aiace della moglie. Della moglie. Della moglie. Chi? Aiace della moglie. Ah no, dell'ammonio possiamo. No, dell'ammonio. Della moglie. Aiace dell'ammonio. E Aiace Oileo non vuole andare più perché non c'ha più lo scudo. E dico, come facci? Dove passo? Perché uno, quando sta combattendo, non se l'aspetta che un nanetto di un mazza Maurillo ti passa in mezzo alle gambe. Un mazza Maurillo ti passa in mezzo alle gambe e ti uccide. Scusi. E allora. Mazza Maurillo è un nanetto che passa in scappa. E allora Aiace Oileo ha detto, io in campo. Nanetto, ma accorti anche tu, io scendo in campo, che l'ha detto pure? Anche tu l'ha detto, sempre nano. Ma... Sì, c'è una persona un bel po' di tempo fa. Un po' di tempo fa lo dice ancora. Lo dice ancora, però è restato il suo cavallo di battaglia. Ma guarda, io non vado più a combattere se non c'è qualcuno che mi fa da scudo. Ok. In molti si sono prestati a dire no, ci sto io, non ti preoccupare, ma in Grecia le nostre truppe sono tutti alti in un metro e mezza sedia. No, Aiace Oileo è alto un metro e meno di una sedia. Ho capito. Quindi si vedrebbe. E allora si è detto, mammolo, senti Oileo, va a combattere, se no ti vengono schiaffi e ti sbassa ancora di più, ti faccio diventare come la gatta di Agamennone. Cioè, com'è? Agamennone. È una gatta. Si chiama Berenice. Quando lo mette in culo, pure lo mette alza la cammina. No, ma le devo dire molto veloce. Allora, e allora, giustamente, lui non, insomma, alla fine non vuole combattere. Non so che cosa devo fare. Questo è il mio problema. Vabbè, comunque, lasciamo perdere il suo problema. Stavamo parlando di sua moglie. Sì. Ok, il problema è, cioè, di Brigitta. Ok, Brigitta. Lei, mi abbiamo detto, è con Brigitta. Purtroppo non ha... Le ha detto qualcosa, Brigitta, che voleva... con sua moglie, con lei, quando siete in intimità. Ah, Brigitte. Cioè, capita, io mi chiedo perché storicamente magari. Brigitte, qualcosa... ogni volta che stiamo in intimità, io. Non è che stiamo quando siamo in intimità, io me la porto sempre quando combattiamo. Ah, e se quando la porta... se me la porto ai combattimenti. E ogni volta che uccido un troiano. Che fa? Le faccio vedere il segno del mio amore. Le faccio come questi calciatori che fanno. Come fanno? Così. Alle mogli, no? Vanno vicino. Mettono un pallone sotto la panza, no? E allora siccome io però che rimane sa ci fanno, a un certo punto mi esci di cunino, a un certo punto di mammuccio. Ma tu non sbagli, ma mi sono fatto a cucire. Brigitta! No! Si è lei ha pensato, allora si rimendona qui! Certo. Ha pensato lei! E invece no, ma siccome gli Achille, non si può tirare indietro. Certo, figuriamoci se si può tirare indietro, gli Achille. Che è successo? E Marco. Siamo qui, cioè gli ha fatto un gesto. Ha fatto un gesto e sua moglie. E mia moglie. Mia moglie. Quando è tornata a casa? Quando è tornata a casa. Cosa gli ha detto? Le ha detto qualcosa? Achille. Achille.
fammi raggiungere il gargarismo. Fammi raggiungere l'organico. Ma che l'organico? Le sono schiappate e le sono gettate in mezzo alla monnezza. L'organico, magari. Oggi che giorno è? Oggi è sabato. Venerdì. Domani l'arte era una organica. Forse voleva dire organico. Wefrin, quello da sta calma. Capite? Chi è Achille è uno che non scherza. Va bene. Io sono l'unico ad aver risolto il mistero del triangolo delle Bermuda. Oh, come ha fatto? Col teorema di Pitagora. Cioè? Catetere per catetere. Catetere per catetere fratto ipotenusa. Catetere? Catetere per catetere fratto ipotenusa. Fratto ipotenuso. Fratto ipotenuso. Chi ne può tenere l'ipotenuso? Ho chiesto in giro, ma ho ricevuto cosa solo. A parte il cateto. Che cosa ha ricevuto lei? Vaffanculo e basta. E allora, scusi, signor Achille, sai, da allora, sì. lei, di lei se ne parla, ma veramente dai tempi storici. Ognuno di voi. Quindi, chi non ha studiato le gesta di questo personaggio? Chi non ha studiato? Chi non ha mai. Chi non ha studiato? Lei sicuramente ha fatto la storia. Se oggi è qui, ha conosciuto anche la storia e avrà sicuramente conosciuto anche il più grande. Che mi deve dire? Grandi avventurari in cose. No, sto dicendo, lei avrà. Io mi sono studiato tante. No, sicuramente questo è facile. Ma se lei qui avrà sicuramente conosciuto il più grande imperatore di tutti i tempi. Chi è? Silvio. Ma che Silvio, no? Il più grande imperatore di tutti i tempi, a parte che era romano. Silvio, Silvio! Ma sì, più grande per lei è un condottiero, anche lei è stato un condottiero, anche lui. È un condottiero pure lui. È stato un condottiero. Silvio! Ma che Silvio? Di forze. No, si chiamava giù? No, sì, giù? Tu qua. No, alzi la testa. Giù? Giù qua. No, su, anzi, su, sì, giù. No, diritto a lei, giù. Giù, no, guardi giù, dritto sopra, ci si fa matti. Ma adesso cazzo se come dico? Dice giù, il nome del. Guardi su, guardi dritto, dritto lei, giù, Giulio, giù. Ah, giù, Giulio, Giulio Golia. Ma che Giulio Golia? Giulio Andreotti. Ma parliamo dell'impero romano, intanto l'ho detto. Allora, Giulio. Giulio Andreotti. Ma che Giulio Andreotti? Giulio Cesso. Ma che c'è Giulio? C'è? Giulio Cella. Ma scusa, Giulio Cesso. Giulio Cena. Cesa. Ces. Io so tu. Cesario. Ma che Cesario? Giulio quasi. Giulio Cesa. Io so tu. Il marito della regina. Umberto. Ma che. Giulio, c'è la seconda nota musicale? Ne sa, ne so studiata la musica. Giulio, c'è il marito della regina, chi è? Dipende. Non il nome! La carica, la carica. Il re. Il re, quindi Giulio Cesare. Re. Giulio Cesare. Giulio Cesare. Tutto questo casino per fare Giulio Cesare. Mi dici Giulio Cesare. Lei non lo dovrebbe sapere, ma peggio. Ma che esagio. Va bene, ok. Giulio Cesare. È venuto dopo di me. È venuto dopo di me, ma lei è personaggio storico. È vero, personaggi storici si conoscono. Sì, conoscono. Giulio Cesare, che poi era quasi coetaneo. A me. È quasi. Ma quanti anni ha lei? Non lo so quanti anni c'ha lei. Però voglio dire, Giulio Cesare, morto Giulio Cesare, scusi, i personaggi storici hanno lasciato in eredità delle frasi famose, no? Quindi Giulio Cesare fu uno di questi che ha detto prima, cioè, lo stavano uccidendo, è morto Giulio Cesare. Come sta morto? Giulio Cesare è morto nel. Ma lei dovrebbe. Allora, Giulio Cesare è morto mentre moriva. 23 coltellate gli hanno tirato. 23 coltellate gli hanno tirato. Sì. 23. No, stevi uno. No. Cioè, ha detto una frase famosissima. Ah, gli tagli un gulam. No! La caglia porcona! No! Giulio Cesare ha detto una frase famosissima, la più famosa. Enculiassata al soliti! No! Era romano! Portarci due! Sì, va bene, aveva ragione, era romano, però si parlava in latino. Mortacibus tuis! Inculibus soretis! Lo sa o non lo sa? È più o meno. Ha detto una frase, guardi a me, ha detto una frase proprio famosissima che la conosciamo. Devo guardare a lei. Devo guardare a lei. Guardi me, ha detto qua. Cosa ha detto qua? Qua? Qua, proprio qua. Giulio Cesare morendo ha detto qua! Qua potrà te la curtonare. E la tenderà male. No, ha detto. Adesso cuoque, dai, su, cuoque. Cuoque. Cuoque te la curtonate, vuoi però ne chiappare.
Ma sono perché stiamo a sudare. Visto che quando sudo, incazzatibus me. Nil brodibus forentis. Visto che lei. Questi capparano latini, lasciami perdere. Ma se lei è greco. Ah, giusto, vabbè. Visto che lei, allora, parliamo un'altra frase famosissima, però non so se lei conosce il cinema, sa? Parliamo di cinema, visto che ormai il cinema. Cinema, sono tante fotografie messe. Vabbè, insomma, è una cosa. È stato fatto anche un film su di lei. Fotos, tante fotos, veloci, bus. Tante foto messe, però formano un po' di storia. È stato fatto anche un film su di lei. Come si chiama? Troy. Buona, dai. Chi? Sei una frase di cosa? Io non ho fatto un film a rapaticcio. Ma che era un film sulla con sua Rocco Taro l'ho fatto. Ma che Rocco Taro? Ma facevi sfiguraculo. Ma lei conosce la spada e quelle, Scusi, lei conosce Rocco Taro e allora conoscerà sicuramente. Ma perché noi conosciamo le gesta. Le gesta, e bene. E porteva la spada inserita. Va bene, l'unico romano. Stia fermo con questa cosa per cortesia. Sì, allora, lei conosce quindi sicuramente quindi uno dei film più famosi. Stavamo parlando di frasi famose, sì, degli storici, sì, e di film. Lei si ricorda E.T.? L'ha mai visto E.T.? E.T. lo ricordate E.T., no? Esatto, sì, E.T. 100 anni fa, no, vabbè, però un po' prima, dopo i 100 anni. Ma prima, cioè, E.T., la storia di quell'extraterrestre. C'è una frase famosissima che questo personaggio dice che è rimasta impressa nelle menti di tutti quanti. E.T., guardando il bambino, diceva: E.T.? 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 E.T. Che fangura sta là? No, E.T.? E te spuso, voglio! No, E.T.? E te sparo, se ma che. E.T. doveva comunque. E.T. uccide, mannaggia! No, E.T. telefono! E.T. telefono, prima o poi mi ha per la goccia! No, E.T. telefono dove? E.T. telefono, E.T. telefono! E.T. telefono! E.T. telefono a lui! A chi? E.T. doveva fare. E.T. telefono a te! Ma non a te! E.T. doveva telefonare a qualcuno! E.T. telefono a te! Cosa ha là di fronte? Guardi che cosa c'è là di fronte! Le luci! Ma no, oltre le luci! Ci sta la luce appiccicata là su! Quella luce è accesa! Sta Antonio c'è abito là! Ciao! Ma no! Doveva telefonare a quella struttura lì! Cioè, capito? E.T. telefono all'appartamento. Ma non tanti appartamenti fanno una casa. E quindi E.T. telefono a casa. Senza? E.T. telefono a casa. Cazzo, ma mettici un articolo, una conclusione articolata. E.T. telefono alla casa, che cazzo, capito? Vabbè, capisco che sul cinema lei non è. Proponiamo i poeti, ecco. Oh, la Grecia è stata. La Grecia è stata. Però ci arriviamo fino a oggi. Sì, sì. Arriviamo fino a Grecia e filosofi, cioè, poi che filosofi della Grecia. Pullulano. Bene, arriviamo ai giorni. Non d'oggi. Ma dove impara questo? Le dico subito, in Italia il più grande poeta. E si chiama Dante ricevente. Ricevente. Allora, Dante ricevente. Ma che è il ricevente? Dante ricevente. Dante Alighieri è il nome del poeta che ha scritto una cosa che lei dovrebbe sapere. Se la ricorda, la sa, l'ha conosciuta, l'avrà letta sicuramente. Mi aiuti, come si chiama? Dante Alighieri. Adesso me lo ricordo. Oh. Cazzo, ricordo. Nel mezzo. Soppiate buona? La Dante Alighieri, sì, la Divina Commedia. Nel Re dei Dipendenti, cagata, mannaggia. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Mi ritrovai nel culo una mattina. No. Ai che gioia, ai che dolor, era una carioca a 12 colori. E un nero fa male. E non feci in tempo a fare un altro passo che nel culo mi ci trovai anche il compasso. No, per piacere! Mamma che figura! Mamma che figura, signora Ghini. Ai bambini non lo ripetete a scuola, se no domani la denuncia me ne viene giù. Grazie. Allora, signor Coso Iachille. C'è una maestra che mi guarda male. Dov'è la maestra? Lei sta a San Mezzo. Signora Iachille, allora, lei ha sempre combattuto, quindi ha sempre cercato di. Io? Lei è una persona, lo sappiamo tutti, Achille. Il tallone d'Achille, tutti conoscono. Lo calicagno di Achille. Tallone di Achille. Calicagno. Tallone di Achille. Il calicagno. Va bene. Calcagno.
Quindi, lei Achille, ci narri un po' della sua potenza, della sua forza. Lei chi è? Cosa è stato? Visto che io molte persone... Io sono Achille a dare lanciare, beh, sì, chi è stato lei? Sì, cosa sono un pezzo merda. No, no, cortesia. Io sono disgrazia, io sono io Achille, no, quindi... Ed era forte, cosa... quindi era un uomo forte. Era un uomo forte. E quindi, cosa dice, cosa fa? Dicevo, no. No, cosa ha fatto lei? Nella... Io nella vita... Lei e Ettore, siete uguali? No, Ettore, vedi buttare. Ecco, allora, quindi ci sarà... Lei, non so, ci sarà... Lei ha fatto qualcosa che qualcun altro prima di lei avrà fatto e lei invece... io... Quindi... dimmelo chi è, Marino! Dimmelo! Dimmelo! Ettore! La sto portando! Niente, è buio! Qualcuno che... Facciamo finta che questo è un mare. Sì. Ok? Un mare di guai. Questo. No, questo è un mare adesso di gente, ma è un mare di acqua. Quindi c'è qualcuno che... Cosa ha fatto nella sua vita? Ha... A Mosè. A Mosè. Mosè ha aperto le acque, io sono aperto a Mosè. E gli ho detto empio! Empio. Senza ci manca il significato. Empio! Guarda che ti mazzate da riempio! Ah, beh, ha fatto pure la rima. Poi, cos'altro ha combinato lei nella sua vita? Fammi vedere. Sì, ah, scusi. Mi fate vedere, mi sono scordato. Parlavo di empio. Guarda che ti mazzate da riempio. Sono aperto a Mosè. Poi qualcos'altro. Quello mi ricordo, quello me lo ricordo. Poi mi devo ricordare un sacco di cose. Lei accende fuochi. Che faccio? La piccia. No, voglio dire, avrà sicuramente. All'epoca non esisteva la corrente elettrica. Quindi lei accende il fuoco. Lei accende il fuoco. Allora, io mi spiego subito un secondo. Lui sta cercando di portarmi in situazioni che io mi dovrei ricordare. Ma siccome c'è il buio totale in questo momento, lui sta cercando di fare dei voli pindarici per dirmi: attenzione, sì, proprio una casca, ma mangi del bacio. Per cercare di farmi imboccarmi la battuta, vai nemmeno al corpo! Allora, vai nemmeno al corpo, io non si preoccupi. Abbiamo fra lei per riscaldarsi, usa il fuoco. Bene, lei è un tipo che comunque non è mai, è serio, è sempre stato serio, però lei corre. Ma li sono scritte oggi, come faccio a accordarmi? Lei è un tipo incazzoso! Quindi lei non scherza mai! Col fuoco, perché. Non lo faccio più. La prossima volta che mi dice tieni, siamo a posto, siamo a posto. Quindi dicevamo, lei. Ma io mi ricordo di chi scherza col fuoco. Sono capito che sono io. Ma ieri che ladro. Mannaggia. Se qualcuno scherza col fuoco. Ho capito. È tutta la frase. Sarice piangente prima di incontrare me rideva. Avemus papam. Ma buona, cioè. No, i meccanismi di far capire. Un attimo, sono 20, 15 anni che lavoriamo insieme. 18 anni. Come ci arrivate a farmi ma capire? Ma tu non ti preoccupare, tu lasciali servire, voglio dire, una spalla serve a questo anche. Allora. Aiuto. Dicevamo. Se io scherzo col fuoco, il fuoco ride. E l'abbiamo capito. Poi. Il salice piangente mi incontra a me di te. E va bene. Che ci tenga la dice ancora? È finito. Lei. Aspetta. Allora, lei quanti avrà, non lo so, avrà quanti anni avrà? 2000 anni. Ma che ne sa, 50 anni. Lei è nato prima o poi, no? Io sono nato. Un attimo, adesso devo portare su questa cosa. Lei è nato? Sì. Beh. Non c'è qua. Lei, però lei è Achille. Lei io sono Achille. Però quindi lei quando è nato? Quando è nato? Quando sono scendato. Quando sono uscite dalla panzetta. Quando sono cazzoso. L'abbiamo capito, vabbè. Quando sono uscito dalla panza di mamma, il medico mi ha piato per i piedi, lo stesico, no? Ha mandato due pacche sopra lo culo. Mia santa, a me due pacche sopra lo culo appena sono nato, sono biadaccite subito da piccoli. Sono chiappato allo stendrico. Allo stendrico? Sono chiappato lo stipite. Il forbice, come si chiama? Che forbice? Come si chiama? Forcite! Il forbice, ho chiappato lo forbice, mi sono messo in bocca, mi sono fatto aprire la bocca dall'altra parte. Quindi se può andare cazzo è brutto. Vabbè, arriviamo.
Ho capito. Ma, allora, adesso io dovrei capire dove vai. Ricordati che quando c'è un omicidio nel mondo, sì, i soldi della SIAE per i diritti d'autore. Scusate. Allora, signore, sta telefonando anche lui. Aspetti un attimo. No, non mi telefonare adesso. Arriviamo. Telefonami dopo. Arriviamo ai giorni d'oggi. Lei, quindi lei è stato un grande condottiero, un grande guerriero, sì, ammazzato. Bene, ha ucciso. Si è inventato il cavallo. Sì, di famoso, Troia. Cavallo di Troia. Ok. Arriviamo a oggi. Il cavallo di Troia la possiamo vedere come una sorta di giostra dell'epoca, diciamo, delle giostre. Sì. Lei oggi come oggi che lavoro fa? Ah. Io oggi purtroppo non faccio più l'eroe mitologico. Lavora le giostre, lavora le giostre. Ma ora che giostre cosa fa? Quale giostra? Cioè, sono tante le giostre, voglio dire. Ha i calci in culo. Ah, ok, quindi però lei... gli inghia la gente. Vabbè, quindi lei, non pensavo che lei fosse quello che muta. E in più dono il sangue, chiaramente non il mio, dell'altra gente. Posso ricevere la telefonata? Rispondi, lo telefonavo. Bronte. No. Bronte, si entri dentro. Scusa. Lo deve mettere all'orecchio. All'orecchio si mette e si dice pronto, non bronte. Pronto, hai capito? Pronto. Chi è che parte? Ettore! Mannaggia santa, ne è venuto. Ma ti vedi che si scema? Io ti avevo detto sotto le mura di Troia. Le trovi come pensi tu la bonifica? Gente, niente! Guarda, capite? Stinga tre va, aspi, fammi dare un schiaffo a questo. Ma che c'entro io? Va buone, sì. Preparati, aiacciati, che ti devo mognere. Sì, allora. Sì. Vedi che lei? Lei deve andare via? Sì. Quindi posso riprendere quello che stavo facendo all'inizio? Che ti pare, fammi dare un bacio. Posso riprendere? Ti devo dare un bacio. Magari stanno a cucire salsicce. No, si tocca puzza. Come va? A ricordate, e siam quonque digitur, dicevano i latini. E che significa? Che cazzo di salsicce, dicevano i latini. E qua, e mi ritardi pure tu. Chiedo scusa, vado a fare due chiacchiere e torno subito. Vado a fare le chiacchiere subito. Allora, il problema... Buonasera. Buonasera, non è che comincia adesso lo spettacolo, lo spettacolo volge al termine. Siccome abbiamo avuto dei ritardi non per causa nostra, quindi ci siamo dovuti un po' allungare, per dare la possibilità anche a Don Esposito e il gruppo di suonare, sono le 10:35. Che ora è? Arrivano alla casa, che stai a fare? A venire, no? Quell'altro quale? Ah, quell'altro. Scusate, alzo. Ecco qua. Avete tempo? 10 minuti? Vi racconto una storia. È l'Iliade in pochi minuti. Era una notte buia e tempestosa. Lo ripeto. Il vento ululava rabbioso tra gli alberi e i rami, fortemente percossi e dilaniati dalla sua potenza, cadevano violentemente a terra. Mentre la pioggia batteva incessante, un uomo camminava solo nella brughiera. Non era a destra di essa, né a sinistra. L'uomo camminava decisamente al centro. Procedeva a lunghi e frettolosi passi e, nonostante il tempo inclemente, continuava a testa alta il suo cammino. Intanto albeggiava. Le nubi si diradarono, l'uomo si fermò, si guardò intorno, poi guardò in alto come a voler scrutare qualcosa e tra sé e sé esclamò: ci sto già ciacolo stamattina. L'uomo di nome Agamennone, re degli Achei, si compiacque di aver espresso questo pensiero così profondo e si fermò in attesa, come a voler aspettare qualcuno che dopo poco arrivò a cavallo. Agamennone gli andò incontro e gli disse: buongiorno, ma fa la guerra stamattina? Ma è possibile che mi aspetta sempre a te? Se te ne stavi alzambato in culo davanti a tutti quindi? Il cavaliere, senza scomporsi minimamente, rispose: meh, accidere tu allora a questo. Mi te fa male con uno che le cagli stamattina. Ne hai una fratta, ti incaccino un cristiano e tu mi te fa le cazziate. La giornata abbiate proprio di merda.
Dopo questo ameno scambio di battute, il cavaliere, che si chiamava Iachille, scomparve nel nulla. Nel frattempo, in casa di Menelao, re di Sparta, il fratello di Agamennone, iniziava una festa che sanciva la salda amicizia fra due popoli che si erano sempre onorati e rispettati, i greci e i troiani. «Alziamo i calici!» disse re Menelao. «E chi ne imbrindo? Chi de voi? O di chi? O di Troia?» Gli rispose principe, il principe Ettore, figlio primogenito di Priamo, re dei troiani. «Sono dei troia, stai anche buone, va vangolo a te, Ortone!» «Dopo che fate salire, si chiustonze di prima!» Ubriachi brindarono fino a notte fonda. «Questo vino è buono e bello, entra dalla bocca, esce dall'uccello!» «Tazza e bicchiere, lo saluto il cameriere, bicchiere e tazza, la salute, va buono, sai bene!» Insomma, la serata andò avanti con canzoni e rime degne di poeti come Quasimodo e Ungaretti. Poi, finalmente, tutti quanti si ritirarono per dormire il sonno dei giusti. Tutti tranne uno, Paride, fratello minore di Ettore, che di soppiatto si intrufolò nella camera della moglie del re, Menelao, Elena di Troia, Elena la Troia c'è scritto, per improsuttarsela a dovere, e se la improsuttò, per poi rapirla e portarla via da Troia, quella sì. «Aspetta, prima di scappare devo rifarmi il trucco!» «Ma muovete che se ci vede marito ci apre come tu sei già strai!» «Aspetta, Paride, fammi prendere le valigie!» «Le valigie, quante?» 106! «Ancora! Muovete, mannaggia! Ma andiamo, mando qualcuno a prenderle!» «Ma ci sono le mie scarpe preferite, quelle col tacco 12!» «Mo te ne tengo qua lo tacco 12, andiamo!» L'indomani successe un macello per un pelo di figa. Si scatenò una guerra che durò decenni e che portò Agamennone a esclamare una frase che rimase incisa a fuoco nel tempo. «Le troiane poi dice quelli che pare, pure i pozzi dice che non sono mai mangiato lo panettone e ne l'hanno ancora inventata. Però lo posso sempre inventare io e lo venderò qua, pure so troppe fregne». Nel frattempo in Tessaglia Iachille, re dei marmittoni, era intento ad allenarsi con il cugino Procolo e Ulisse decise di andare da lui per convincerlo ad entrare in guerra al fianco di Agamennone. «Il re dei re ti vuole in guerra al suo fianco», gli comunicò Ulisse. «Ah, per un fatto delle corna. E mo va a finire che se me ne rado delle corna la colpa adesso vuole a me. Se non vuoi venire tu, manda almeno tuo cugino Mammolo. Si chiama Procolo. Patroclo! Fa buone, Patroclo. Comunque, lì, scherza con gli achei, ma lascia stare i gay. E a ricordo che la sud è cippa secca, piccio fuoco in mezzo all'acqua. Poi ve le spiego dopo». Nel frattempo i troiani, capeggiati dal terribile Ettore, si erano radunati nel castello di Priamo e si interrogavano sul da farsi. «Glauco», disse Priamo, «tu combatti da me, con me che da 40 anni, possiamo vincerla questa guerra?» «Solo che la botte di culo, signor Priamo! Teniamo una frega di soldati, sì, ma abbiamo anche il Toruccio, che fa paura per quanto è forte. D'altronde è di Sant'Unato. Sì, li potremmo vincere, forse». E la guerra tra greci e troiani ebbe inizio, con perdite enormi sia da una parte che dall'altra, e prigionieri fatti schiavi, e schiavi fatti prigionieri, prigionieri che si facevano gli schiavi, schiavi con le chiavi, insomma, chiave tu, che chiave anch'io. Tutti facevano qualcosa. Nel grande caos che si era creato c'era anche chi si era perso nella foresta. «Mi chiamo Giovanni e vengo da Cepagante, e da Pasqua è triste dentro sto bosco, ma tanto cazzo si esce!» «Ma volete andar via? Questo è un racconto del film!» «Ma poi Marco Pace ne andiamo, ma tu ricordati, alle scoriche la casa, cazzo!» E sparirono tutti nella foresta. Rimase solo una donna di aspetto divino, Briseide, sacerdotessa di Apollo. «Briseide, e che cazzo te l'ha messo su nome? Per me tu sei Brigi. Fammi vedere, t'hanno pure buttato in occhio. Ce la metto un po' di ghiaccio, ma mi sarò tutto congelato. L'avevi comprata a troni, non ci sono paragoni. Invece di paragoni sono fatte come. Togli la comprata a un euro, non la pagate niente. E funziona ancora. Ma anche la garanzia ci sta». Intanto i greci comandati da Agamennone erano arrivati sotto le troie della città di Mur, sotto le mura della città di Troia, per riprendersi quella troia di Elena di Troia. Porca troia. Ma avevamo lasciato Agamennone al cospetto di Ettore. «Belle mura», disse, «un po' zezze, ma i demi aspettate. Per fare un sventi per niente, Agamennone», disse Ettore. «Qua stiamo tutti quanti un po' incazzati. E poco ci manca che non disputiamo in faccia.
Bravo, rispose Camenne, che sputo in faccia fa la più allenaggi. Vabbè. La storia ci consegna una battaglia durissima, con enormi perdite sia da una parte che dall'altra. Un troiano si cacò pure sotto. In quello scontro molti eroi persero la vita. Aiace, che al grido di mannaggia Sanda, morì per mano di Ettore. Menelao, che sempre per mano di Ettore morendo, disse cado qui sotto le mura come uno stronzo a fangure. E Procolo, Patroclo e babbo Patroclo, il cugino di il caramino, e un parente, che morì per mano di Ettore. Ma lo stesso Ettore, domatore di cavalli, non sapeva che stava per compiersi il suo destino per mano di Achille, ad avere le lanciane. Mannaggia San Procolo, scanzetemi, facetemi più a due canni vicchi. Sepolto Patroclo, gli Achille montò rabbioso sulla figa, sulla biga, e montò rabbioso sulla biga e si diresse verso Troia per placare la sua ira, per la sua ira e per vendicare la morte di Procolo, per Patroclo. Ettore! Signor Ettore, mi sa che stanno chiamando a lei. Vabbè, ma mica si stringere soltanto io, c'è il tuo amico, il tuo zanzante, il tuo filo fruttivendi, fino a che ne mi dice lo cognome, venne in gala. In effetti il ragionamento non faceva una piega, nessuno aveva mai saputo il cognome di Ettore, come si chiamava in realtà. Perché nessuno aveva saputo mai il suo cognome? Chi siamo noi per pensare ciò? Da dove veniamo? Dove siamo diretti? Ci sarà vita dopo la morte? Ma che cazzo stinga a dire? E comunque Ettore morì per mano di Achille e i troiani piansero la sua scomparsa per 10 giorni e 10 notti. Un culo che palle. Ma gli dei non placarono comunque la loro sete di sangue e continuarono a chiedere il loro macabro tributo di vittime. Cosa fare per vincere una guerra che si trascinava ormai da decenni? Pensò Ulisse e un giorno fu illuminato da un'idea che Omero, più imbecille, non ce la poteva raccontare. L'idea era questa: costruire un cavallo di legno di 20 metri di altezza, così grosso da poter contenere un piccolo esercito di uomini. Chi dice ne fossero 30, chi 29, chi 14, chi 13. E così una notte intorno al 1192 avanti Cristo, un manipolo di uomini capeggiato da Ulisse riuscì a entrare nella città. A dirla tutta, Achille nella storia non è nel cavallo e nel film sì. Ma comunque, vabbè, per farla breve, i greci costruirono questo cavallo, lo lasciarono sulla spiaggia e si nascosero facendo credere ai troiani di essere andati via. I troiani abboccarono, presero il cavallo e lo portarono dritto dritto dentro la città, che per decenni era stata per i greci inespugnabile. E ora, con una stratagemma del cavolo, Troia era la mercé dei greci, che nottetempo uscirono dalla pancia del cavallo, aprirono le porte per far entrare tutto l'esercito e misero a ferro e fuoco la città. Morale della storia: i greci espugnarono Troia e tutti gli eroi fecero il ritorno a casa, tutti tranne uno, Ulisse. Ma questo è un capitolo a parte. Signori, l'Iliade, secondo Marco Papa, si conclude qui, perché dobbiamo dare spazio anche alla ai grandi musicisti che verranno su quell'altra parte, quindi vi prego poi di andare dall'altra parte. Vi volevo dire una cosa, tra poco rientrerà Matteo, voi gli farete un applauso perché lui è abituato al teatro, quindi lui è un uomo di teatro, quindi al teatro ha bisogno dei grandi applausi e voi glielo farete. La cosa che vi voglio dire è questa: io oggi sono venuto, ho portato dei DVD, i DVD 300 e dei DVD di Achille, vengono venduti per beneficenza, per cui se volete, io sono poi lì dietro, costano 10 euro l'uno, se li volete vi vedete tutto il film 300 e tutto il film di Troy, penso che ce l'avrete, avrete sicuramente le copie, quindi siete dei bastardi, comprate gli originali brutti disgraziati e basta. Signore e signori, Matteo lauda Dio! Troppa grazia. Ah, grazie. Bene, allora, chiudiamo. Perché ripeto, già mi sta facendo le corna. Lo spazio a Tony Esposito. Sì. Vi siete divertiti questa sera? Sì. Non ho capito. Sì. Bene, se vi siete divertiti tornando a casa, ditelo a tutti, mi raccomando. Ma se non vi siete divertiti, fatevi i cazzi vostri. Grazie. Ciao, buonanotte, buon proseguimento. Grazie. Grazie a Luciano D'Amore, alla parte tecnica. Grazie a tutti. Buonanotte.